Ciao, sono Giorgio, vengo da Crevalcore. Ho deciso di seguire facciamoadesso.it perché è un'iniziativa che si avvicina di più a quello che è il mio concetto di sociale, che vuol dire applicare le nuove tecnologie a quello che è i progetti di volontariato. Dai volontari di Facciamo Adesso noi ci aspettiamo un aiuto concreto, da un lato nel diffondere Facciamo Adesso tra la rete di relazioni di ognuno di noi, tra colleghi, amici, familiari, su Facebook, su Twitter. Tutti i canali sono buoni per far conoscere questa opportunità e per dare un aiuto concreto alle imprese dei territori colpiti. Questo significa contattare quante più persone possibile per farlo conoscere. Sono Cristian Alberti, vivo a Modena, sono venuto a conoscenza di questo progetto andando alla riunione della Protezione Civile a Marzaglia. Mi sembra un'ottima iniziativa perché, come abbiamo visto, il terremoto ha colpito soprattutto le aziende del nostro territorio e quindi poterle aiutare, dare una mano proponendo i loro prodotti e trovando dei clienti che sono interessati sia ai loro prodotti ma anche ad aiutarli, mi sembra un'ottima idea. Tra l'altro lavoro in banca, quindi il contatto con le persone è giornaliero, forse è l'aspetto del mio lavoro che mi piace di più e quindi spero di riuscire a contribuire andando sul territorio, conoscendo delle persone e anche raccontando la loro sofferenza durante il terremoto. Poi i volontari potranno aiutare le 64 aziende che sono già presenti sul portale nell'arricchire quello che è il loro profilo, in particolare sul lato delle storie, quindi i volontari adotteranno alcune aziende, faranno delle interviste e metteranno a disposizione delle aziende queste storie in modo tale da arricchire il loro profilo sul portale. L'ultimo elemento è quello di aiutare le aziende che ancora non sono sul portale nel caricare il proprio profilo, le proprie storie e arricchire quello che è lo scaffale di prodotti di ogni azienda.